Allora, con calma, andiamo con ordine, perché eppur si muove, qualcosa potrebbe accadere, potrebbe succedere, perché oggi Gianluca Di Marzio ci ha fatto sapere che dentro la Juventus si stavano facendo delle riflessioni, si stava pensando ad acquistare un altro giocatore prima della fine del mercato invernale. Si stavano valutando delle possibilità di profili che potessero essere comunque fattibili al 29 di gennaio 2024 nel tardo pomeriggio. Ormai il mercato agli sgoccioli, mancano pochi giorni, anzi facciamo prima, mancano poche ore. E quindi non possiamo aspettarci che la Juventus vada a imbastire una trattativa per portare Thuram o Samardžić, dato che è stato un nome chiacchierato, o giocatori con un profilo interessante, giovani di talento, ma soprattutto che costano dei quattrini. Ho fatto questi esempi perché? Perché la Juventus starebbe cercando appunto un centrocampista. Io sono felice di questa cosa perché, ragazzi, è da un po' che batto il chiodo e vi dico che Thiago Giallo bene, molto bene, ma non è sufficiente. Perché a centrocampo le squalifiche di Pogba e Fagioli sono state molto importanti. La Juventus ha fatto fuori uno, dentro uno, fuori Ken e dentro Giallo. Però nel frattempo Pogba e Fagioli sono stati squalificati e non sono stati sostituiti. È esploso Yıldız, sì, d'accordo. È stato utilizzato magari anche Nicolussi Caviglia quando non c'era Locatelli, tra l'altro anche all'andata contro l'Inter, da titolare nei momenti un po' così, però a centrocampo qualcosa manca. E lo abbiamo visto nelle ultime partite, Miretti sta facendo molta fatica e non può essere un giocatore titolare nella Juve appena manca un centrocampista, perché ad oggi Miretti non è in grado di essere titolare in una squadra che lotta tra le primissime posizioni in Serie A. E quindi, ok, l'uscita di Ken, ok, l'arrivo di Thiago Giallo, ma il mercato della Juventus per me non può e non deve finire con queste due operazioni, una in entrata e una in uscita. Bisogna per forza di cose fare qualcos'altro, a meno che non si voglia valorizzare un giovane come Nonge, se lo si ritiene pronto e robe del genere, però è ovviamente una roba che richiede tempo. Io avrei scommesso un euro su Bernardeschi, poi dato che non è ancora ufficiale niente, non si è ancora concluso niente, io l'ipotesi Bernardeschi non mi sento di scartarla a priori. Perché Bernardeschi, dico purtroppo, perché mi viene da dire purtroppo, è un giocatore duttile, che nel 3-5-2 non sta bene da nessuna parte, però può giocare come mezzala, può giocare come appoggio alla punta, può giocare come esterno sia a destra che a sinistra, poi queste cose le fa in maniera eccelsa, per me no. Però siamo agli sgoccioli, non ci siamo mossi fino adesso, Samardžić non l'abbiamo approfondito, e quindi temo che un colpo potenziale last minute possa comunque ancora essere Bernardeschi. Io il mio euro ancora lo giocherei lì. Però attenzione, perché nelle ultime ore, anzi veramente negli ultimi minuti, quando ho letto questa roba ho detto cavolo ragazzi, adesso andiamo sicuramente a registrare e a discutere tutti insieme, è venuto fuori un nome che mai mi sarei immaginato per la Juventus, perché si starebbe discutendo la possibilità di portare a Torino un giocatore che conosce molto bene la Serie A. È un classe 89, non è più un ragazzino, anzi, va verso la conclusione della carriera. Stiamo parlando di Giacomo Bonaventura, centrocampista della Fiorentina, vice capitano della Fiora. Che tipo di giocatore è Bonaventura? Beh, intanto prepariamoci, perché dovesse arrivare Bonaventura, sapete quanti meme con Allegri mi rimane in mente quando Bonaventura giocava al Milan, e sarebbe veramente un assist incredibile per gli autogol, vero Michele? Sono sicuro che siete già lì che vi sfregate le mani per questa cosa qui. Ma al di là di questo, Bonaventura è un giocatore che non avrebbe necessità di inserirsi nel campionato italiano o di trovare una determinata condizione, perché Bonaventura in questo momento, ragazzi, sta facendo una stagione meravigliosa. Bonaventura oggi è un giocatore in super forma, tant'è che ha ritrovato anche la convocazione in nazionale italiana sotto la guida di Luciano Spalletti. Spalletti che non mi sembra proprio l'ultimo arrivato, anzi è l'allenatore campione d'Italia in carica, nonché appunto il commissario tecnico della nazionale italiana. E ha richiamato Bonaventura. Bonaventura che sotto italiano sta facendo vedere una sorta di seconda giovinezza. Io vi dico subito, mi stuzzica. È un giocatore Bonaventura che mi stuzzica. Intanto perché non abbiamo nessun tipo di giocatore come lui all'interno della rosa. Non c'è. Proprio per caratteristiche tecniche. Non abbiamo nessuno riconducibile a Jack Bonaventura. Nessuno. Poi se devo dirvi che è il nome che mi scalda più il cuore in assoluto, beh no, stiamo parlando di un classe 89 che sta facendo sì bene alla Fiorentina, però non è mai stato un giocatore
che gioca nelle squadre che vanno a puntare con forza e insistenza a vincere determinati titoli. È un giocatore che sta facendo un finale di carriera di alto livello ed è un giocatore che chissà potrebbe essere incuriosito, interessato a farsi 6 mesi alla Juventus o 5, perché si parla comunque di un contratto di 5-6 mesi con possibilità poi di rinnovo automatico a determinate condizioni, che sembra quella di essere qualificati in Champions. Quindi il famoso obiettivo stagionale sviolinato e tutte queste cose qui. Se la Juve arriva in Champions, poi eventualmente Bonaventura fa una firma e rinnova per un anno ulteriore, quindi rimane poi a Torino un anno e mezzo. Non stiamo parlando di un vincolo incredibile, stiamo parlando di un giocatore di 34 anni, 35 anni, quello che è, che arriva alla Juventus e dice voglio 3 anni di contratto, voglio veramente concludere la carriera qui, e quindi no, arriva secondo me anche in punta di piedi, perché Bonaventura non è mai stato uno di quelli famosi per distruggere gli spogliatoi, anzi è sempre stato uno di quelli che secondo me aiuta anche a tenere come collante all'interno di una squadra, quindi da questo punto di vista sarebbe secondo me ottimo. E se devo scegliere oggi di presentarmi in campo in questo momento specifico con la Juve per gli ultimi 5 mesi con titolare Bonaventura o Miretti in caso di esclusione di un centrocampista della Juve, e io non posso scegliere Miretti oggi, sarei ipocrita con voi nel dirvi che scelgo Miretti oggi, anche perché io ribadisco, per me Miretti ha bisogno di un anno in prestito in cui veramente si lavora su di lui. L'anno scorso Barrenechea mi sembrava un giocatore scarsissimo, scarsissimo, e invece lavorandoci sopra abbiamo visto che sta venendo fuori, sta facendo un'ottima stagione. Lavorando su questi ragazzi, dandogli continuità, togliendogli delle pressioni, si riesce sempre a tirar fuori il meglio da questi giocatori. Poi se si pretende che siano subito pronti per la Juve, non è sempre facile. L'anno scorso ce l'ha fatto vedere Fagioli, Gatti ha avuto un percorso diverso, anche se è un classe 98, ma ha avuto un percorso diverso ed è arrivato a dimostrarsi pronto per la Juve. Ildiz è un altro caso ancora, però ci sono tanti altri giocatori che a me fanno impazzire, che io vorrei vedere in campo, che hanno bisogno magari di un po' più di tempo oppure di una parentesi in un'altra squadra. Lo stesso Fagioli comunque si è fatto un anno di Serie B ed è stato premiato con la promozione alla Cremonese, premiato con migliore giocatore, e quando è tornato alla Juve si è dimostrato un giocatore pronto. Quindi per me Miretti ha necessità di farsi un anno di questo tipo, perché oggi alla Juventus fa fatica, fa molta fatica. Ma io non boccio Miretti definitivamente, è troppo presto ragazzi per bocciare un ragazzo così giovane. Però al suo posto, devo dirvi la verità, in un centrocampo che secondo me è titolare per la Juve, Locatelli davanti alla difesa, Rabiot mezzo sinistro, McKennie mezzo destro, la possibilità di inserire un po' di fosforo, un po' di qualità, un po' di inventiva, un po' di fantasia, un po' di creatività con Jack Bonaventura, che arriva per 5 mesi più un anno se arriviamo in Champions, che sembra quasi superfluo, beh io non dico di no, non dico di no assolutamente, a maggior ragione se poi l'alternativa appunto è Bernardeschi, che nel 3-5-2, come abbiamo detto prima, le può fare tutte, ma secondo me nessuno in maniera eccelsa. Non voglio privarmi di Ildiz, non voglio privarmi di una mezzala, se deve fare l'esterno piuttosto faccio giocare Ealing Junior piuttosto che far giocare Bernardeschi sulla sinistra al posto di Kostic. Quindi io vi dico, tutto sommato, un giocatore come Bonaventura che arriva in prestito alla Juventus io non lo butto via. Ingaggio basso, esperienza, non troppo dal punto di vista del contratto per la firma, a livello temporale ovviamente vi sto dicendo, è un colpo che mi ispira. Poi ripeto, non è che sono qui a dirvi wow, stiamo prendendo Modric no, stiamo prendendo Bonaventura, con tutto il rispetto possibile per Bonaventura, però è un giocatore che ha sempre fatto bene in Serie A, tra Atalanta, Milan, Fiorentina, tutte le volte che è stato bene a disposizione, mi viene in mente una stagione col Milan in cui è stato operato al ginocchio e quindi praticamente non ha giocato, però tutte le volte che è stato a disposizione io ricordo un Bonaventura fare delle ottime, veramente belle, belle, belle stagioni, belle, belle, belle stagioni. Quindi un giocatore che prenderei assolutamente. Stavo ragionando se Allegri avesse mai allenato effettivamente Bonaventura, però Bonaventura almeno arriva nel 2014-2015, che è l'annata in cui Allegri invece arriva alla Juve, quindi no, non dovrebbe esserci stato questo incrocio, o almeno non ricordo questa cosa, però aspetto di sapere anche le vostre riflessioni, le vostre considerazioni qui sotto nei commenti. Siete pro o contro l'arrivo eventuale di Bonaventura? Io dico la verità, aggiungere delle caratteristiche a centrocampo di un certo tipo schifo non mi fa,
è Bonaventura, è sempre stato un giocatore che, devo dire la verità, mi ha sempre fatto battere il cuore perché ha dei colpi. Poi è nel finale di carriera, questo è un dato di fatto.